terzo tempo del Barpa Sicilia Stefania. Sono qui con Matteo Albertano del Bettole, anche con lui commento il pareggio, il punto oggi dei bercellesi sul campo dell'Armeno. Più un punto perso, due punti persi, uno guadagnato secondo te? No, per come è andata la partita direi un punto guadagnato, perché comunque stavamo perdendo 2-0, non stavamo giocando bene il primo tempo, poi il secondo tempo siamo entrati più convinti e è arrivato il pareggio e situazione un po' strana, perché comunque hanno espulso tre giocatori dall'altra parte, uno dei nostri. È stata una partita cattiva tra virgolette, perché comunque tutte queste espulsioni hanno lasciato un po' il tempo che trovavano via e niente, comunque un punto guadagnato per come è andata la partita. Sei arrivato a Bettole dopo un brutto infortunio, quali sono le tue condizioni, come ti trovi? No, mi trovo bene, il gruppo è un bel gruppo, fisicamente mi sento bene, sto recuperando e no, diciamo che mi sento bene e ho da dare a questa squadra. Questa squadra nell'ultimo mese e mezzo, due, ha fatto molto bene, pensi possa raggiungere la salvezza tra virgolette tranquillamente o ci sarà comunque da lottare fino all'ultimo? Ci sarà sicuramente da lottare, ma sono fiducioso perché il gruppo ci sta e si sta impegnando, facciamo tanti allenamenti e la gente comunque sta andando bene e sicuramente, secondo me, adesso mi tocco, però raggiungeremo la salvezza tranquillamente. Chi vincerà il campionato invece? Il campionato secondo me la vincerà la Quaronese, anche se sono squadre comunque di Ladossola che sta recuperando e l'Oleggio che comunque non molla, però secondo me lo vincerà la Quaronese. Ti ringrazio, grazie mille.